per dire quello che vogliamo fare brevemente. Come associazione programmata, noi siamo sempre stati in prima linea per la valorizzazione dei. Ovviamente siamo uno di dopo lo scempio, per intenderci. E per valorizzare quello che è rimasto dopo lo scempio e per fare in modo che la cultura non sia solo una mera testimonianza del passato, ma che sia anche un veicolo per lo sviluppo del territorio in termini ecosostenibili. Quindi da questo punto di vista abbiamo sempre cercato di coniugare storia, arte e cultura in un mix che permettesse appunto la valorizzazione di questi territori. Da questo punto di vista noi siamo nella condizione di poter dire fino adesso che abbiamo cercato quello che potevamo fare da volontari, senza prendere soldi da nessuno, se non sporadici finanziamenti che coprivano soltanto in piccola parte tutti gli sforzi che noi, anche in termini economici, non solo di tempo, di energie, di intelligenze che comunque sono state utilizzate in questi lunghi anni. Ora, noi vogliamo dire una cosa importante, vogliamo fare un annuncio ufficiale a tutta la cittadinanza. Noi dal prossimo anno probabilmente non rifaremo il campo internazionale volontariato se dalle pubbliche istituzioni, siano essi comunali, regionali, nazionali, quello che è, non c'è un aiuto concreto perlomeno a pareggiare i costi che fino adesso noi abbiamo sostenuto per fare queste cose. Perché? Perché dopo 7 anni non si può più parlare di volontariato. Cioè, il volontariato può essere importante per dare una spinta, per dire ok, partiamo, indichiamo una strada, ma poi bisogna che le istituzioni si facciano carico, ovviamente con l'aiuto delle persone che metteranno a disposizione tutte le loro intelligenze, ma non può essere, non può funzionare che anche i costi di tutto questo siano a carico dei volontari stessi. E quindi prendiamo questo avvalso per dire aiutateci, facciamo in modo che questa cosa possa funzionare. Detto ciò, quello che vogliamo fare, l'abbiamo un po' illustrato, lo illustreremo dopo, però prima do la parola al sindaco che ovviamente darà lo spunto.